Planet Attraction è stata l'occasione per presentarci con la nostra progettualità condivise assieme a Novamont e Netafim riguardo agli ultimi sviluppi sul tema della sostenibilità. Cosa vuol dire per noi sostenibilità? Vuol dire abbinare mele e orticoltura di qualità eccellente a un eccellente e innovativo rispetto dell'ambiente in cui i nostri soci operano, a beneficio delle generazioni future e anche di tutta la popolazione italiana ed europea. Quali sono i due fatti particolarmente rilevanti di oggi? Il primo è la collaborazione con Novamont, che è una realtà italiana molto importante, oltre 400 milioni di fatturato, con lei che ha ideato e sviluppa il Mater B, con cui abbiamo sviluppato due tipi di progettualità. La prima è uno sviluppo del progetto dell'acido pelargonico da loro sviluppato, che serve per i diserbi in alternativa al glifosato, e la seconda, forse ancora più importante, è la cosiddetta mela nella mela, ossia una parte delle mele, quelle che non vengono destinate al consumo del fresco, vengono destinate alla trasformazione industriale. Questa trasformazione industriale genera uno scarto che tecnicamente si chiama marcomela. Da questo marcomela si possono estrarre degli zuccheri e questi zuccheri servono per ricavare delle plastiche 100% compostabili. Ecco perché il progetto Mela nella mela. Quindi poter dare al consumatore un prodotto eccellente che però ha un pack che è frutto dell'utilizzo sano, quindi economia circolare, del prodotto che altrimenti verrebbe destinato allo scarto o al biogas. Altro obiettivo è un progetto siglato con Netafim, realtà importantissima israeliana che è nota per l'irrigazione a goccia. Oggi c'è una nuova frontiera che è la cosiddetta il trattamento sovrachioma, ossia la possibilità di trattare ciò che è necessario fare con le mele, con la frutta in genere, per garantire che ci sia la qualità e quantità necessaria ai mercati, non utilizzando gli atomizzatori ma utilizzando un sistema messo sopra la chioma delle mele che consente di erogare ciò che è necessario fare, ma in tempi definiti, senza utilizzare i trattori, con deriva minima, quindi con dispersione di queste sostanze sostanzialmente azzerata e con minore utilizzo dell'acqua, a beneficio quindi dell'impatto dell'ambiente e dell'impatto poi di tutti noi, che avremo la garanzia di un prodotto ancor più qualificato ed eccellente.